Siamo tutti migranti, viaggiatori di speranza, appuntamento ormai potremmo dire tradizionale. Allora, ecco qui Sua Eccellenza Monsignor Matteo Zuppi, oggi è San Matteo, quindi insomma, oggi... Non è l'onomastico. Adesso posso andare. non è Santo Stefano, però farei un applauso anche a Stefano Versari, nel senso che non è, insomma. Intanto togliamo questa. Allora, prima di entrare nel merito del dibattito, abbiamo due piccoli spazi, comunicazioni potremmo dire di servizio rapidissime. Allora comincio a chiamare Marco Tibaldi, che è il direttore dell'Istituto delle Scienze Superiori, eccetera, eccetera, ISR, che vi fa una comunicazione. Sì, facciamo un applauso anche a lui, si chiama anche lui Stefano. Marco. Grazie, buonasera. Sarò telegrafico, devo fare prima di tutto un ringraziamento ufficiale al dottor Stefano Versari a nome della Facoltà Teologica dell'Emilia Romagna, del suo preside Monsignor Valentino Bulgarelli, e a nome mio e a nome del Vicario per la Cultura Monsignor Maurizio Marcheselli, perché il dottor Versari è riuscito in un'impresa che in Italia finora non è riuscita a nessuno, quello di farci ottenere l'accreditamento come facoltà teologica presso il MIUR come ente accreditato per erogare corsi di formazione, quelli che vi abbiamo rifilato all'entrata, no? Per cui questa è l'unica cosa che io sono venuto a dirvi. Ci sono da quest'anno questi corsi che hanno l'accredito MIUR, quindi li potete trovare sulla piattaforma Sofia per i docenti, non solo per gli insegnanti di religione, ovviamente per gli insegnanti di ogni ordine e grado. Chi di voi accede anche al bonus della formazione può spenderlo lì e può anche in questo modo venire a contatto, chi già non lo conoscesse, con le realtà che afferiscono alla facoltà di teologia, cioè i corsi di teologia, i corsi dell'Istituto di Scienze Religiose, i corsi della Scuola di Formazione Teologica, che offrono un variegato panorama di formazione che può integrare utilmente il portfolio delle competenze di ciascuno di voi. Quindi vi invitiamo a prendere visione di questi corsi e andare a visitare il sito della facoltà, in cui trovate descritte più analiticamente le nostre attività. Grazie ancora. Grazie a Marco Tibaldi, grazie. Adesso chiamo la dottoressa Beatrice Borghi, Festa della Storia, un passamano per San Luca. Abbiamo anche proprio uno di questi tegole, mattoni, insomma, che vengono poi fatti passare. Anche alla dottoressa Beatrice Borghi, proprio un paio di minuti. Grazie, buonasera. Una comunicazione di servizio. Il 21 di ottobre inizia la 15ª edizione del Passamano per San Luca e la 14ª edizione della Festa Internazionale della Storia. Quindi è un invito a partecipare a questa tradizione che è il Passamano per San Luca. Sabato 21 di ottobre infatti ci passeremo questi coppi che raffigurano la P del Passamano e quindi vogliono rievocare storicamente a quel gesto che venne fatto nel 1677, quando la cittadinanza si mise una accanto all'altro e si passò il materiale che poi portò nel tempo alla costruzione di quel portico di San Luca. E quindi per noi è una grandissima festa, perché partecipano gli studenti di ogni ordine e grado, gli insegnanti, tutta la cittadinanza. Quindi è un invito a partecipare. Inizieremo alle 9:30. So che molte scuole il sabato mattina non sono chiuse, però per noi insomma è un invito a invitare chi può a partecipare. Ci passeremo questi coppi che raffigurano il passamano e raffigurano la Basilica di San Luca. E il 21 poi parte la Festa della Storia, che è una settimana veramente densa di appuntamenti, di tavole rotonde, di convegni, e quest'anno saranno dedicate al tema dei contesti, del clima,
dell'ambiente, delle risorse, tra storia e futuro. Oltre 350 eventi, ricordo, e questo è appunto, con questo concludo, ricordo che la partecipazione dà la possibilità appunto come riconoscimento per le attività di formazione, quindi di formazione permanente per gli insegnanti. Infatti sul sito, sul home page dell'Università di Bologna potete trovare tutta l'offerta formativa, tra cui anche tutti gli eventi della Festa della Storia. Quindi vi aspettiamo, fuori lasceremo delle cartoline con tutte le indicazioni per potersi iscrivere al passamano e partecipare agli eventi della Festa della Storia. Grazie. Bene, grazie, grazie anche alla dottoressa Beatrice Borghi. Allora entriamo adesso nel merito di questo incontro e quindi chiamerei qui la dottoressa Silvia Cocchi dell'Ufficio Scolastico della Diocesi di Bologna per introdurci a questo tema. Un'altra piccola comunicazione di servizio: l'idea sarebbe alle 18.30 di terminare questo incontro. Credo che nessuno si offenda. Ecco, perfetto, benissimo. Dottoressa Cocchi. Io ho 20 secondi. Ritiro. Ha usato tutto quello il condizionale, che avevo... però sarebbe. Che cosa? Dicevo. Ah. 20 secondi. Siamo tutti migranti, viaggiatori di speranza, è il titolo che abbiamo deciso mesi fa insieme. E pensando a questa bellissima frase di Papa Francesco a Lesbo, ci invita a pensare che tutti siamo uguali, e siamo tutti in cammino, sia i nostri ragazzi che sono di là, a volte molto diversi, molto nuovi, molto, molto stranieri. In realtà noi di qua, insegnanti, dirigenti, responsabili, eccetera, eccetera, però alla fine tutti davvero siamo in cammino, quindi la volontà era di partire con questa nostra oretta tanto intensa, pensando che tutti alla fine siamo venuti qui oggi perché siamo convinti che ci sia un cammino da fare, che richiede di andare verso una meta, con speranza, che è quello in cui la scuola crede ogni giorno. La scuola è molto avanti rispetto a tutto il resto della società, perché vive quotidianamente, ogni istante, davvero prima ancora di tutte le altre realtà della società, mi permetto di dire, ha vissuto il grande cambiamento sociale, l'arrivo dei ragazzi stranieri che non parlano italiano, che sono di culture, di lingue diverse. Questo la scuola l'ha vissuto molto in anticipo, ne ha preso atto molto in anticipo e ci ha lavorato molto in anticipo, magari rispetto perché abbiamo avuto i bambini, i ragazzi, che ci siamo trovati in classe. Quindi il video che fra poco vi presenteremo è realizzato dai ragazzi dell'istituto, dai ragazzi, dal professore dell'Aldrovandi e Rubiani, ve lo spiegheranno loro perché, ed è un penso un bellissimo modo per entrare nel vivo di questo nostro incontro. L'augurio scontato di buon anno scolastico. Grazie, grazie a Silvia Cocchi. Allora, dove sono i professori della Aldrovandi? Venite, venite, volate sul palco, così vediamo questo video. Intanto approfitto mentre salgono per ricordare e salutare anche chi ci segue attraverso la televisione. Siamo in diretta su Nettuno TV, faccio un po' di pubblicità, canale 99, e questa sera alle 21.30 ridaremo tutto questo momento per chi avrà voglia di rivederlo. Prego, a voi il palco, raccontate questo video perché effettivamente... Buonasera, prego. Io sono il professor Pizzuti delle Aldrovandi Rubiani, qui con me c'è Antonio, Gilberto e Raffaella, altri docenti con i quali abbiamo realizzato il video, ma nulla sarebbe successo se non ci fossero stati i nostri studenti, di cui ci sono qui alcuni rappresentanti in sala, che naturalmente ringrazio prima di tutto. E poi volevamo possiamo farli salire perché mi sembra un atto veramente. Prego, grazie. Venite un attimo su al volo, ringrazio. Però al volo che abbiamo poi alle sei e mezza dobbiamo chiudere, quindi venite un attimo. Lei intanto, professore, vada mentre sale. Allora, volevamo semplicemente presentare il video soltanto perché il titolo deriva da una frase che viene detta da della Guardia di Finanza, della Guardia Costiera, e secondo noi è stato molto significativo. Quindi abbiamo colto questo. Il professor Antonio Gallo, che ha fatto la ricerca di queste immagini, l'ha saputo cogliere. Adesso vi lascio spiegare. È 101. Salve a tutti. Allora, io senza tanti preamboli che ha già portato avanti il collega, vi dico soltanto il perché di questo titolo. Vedrete un one, poi c'è un simbolo fonetico, poi un altro one. È praticamente una frase
con cui un addetto della Guardia Costiera, in un'operazione molto grossa in cui sono stati salvati tantissimi migranti, riesce a risolvere una situazione quasi catastrofica. Di solito i barconi si rovesciano perché appena vedono i soccorsi tutti vanno da una parte. Quindi questo one-on-one diventa una specie di uno alla volta, detto in un modo un po' strano, e poi alla fine li rassicura con un finish dangerous. Quindi questo uno alla volta è una alla volta come comunicazione, ma anche tutti insieme. Quindi lo vedrete, conveniva un attimo spiegarlo, perché per una esigenza di sintesi non abbiamo potuto mandare tutte le immagini di repertorio, che però erano anche un po' bruttine. Quindi prendiamo la parte bella dell'inclusione e del cammino verso diciamo questa unica fratellanza. Di nuovo, buon lavoro. Okay. Bene. Basta, volevo capire se abbiamo fatto collaborare davvero o fatto tutto loro. No, ha fatto loro. No, perfetto, abbiamo subito smascherati, va bene. Grazie allora, chiedo a Paolo di avviare questo video, il primo video della serata, e poi dopo ce n'è anche un altro, breve, andiamo a vedere questo piccolo grande capolavoro che arriva tra pochissimi secondi, anche questa parte così di nero è importante. Ammonticchiati là come giumenti, sulla gelida prua morsa dai venti, migrano a terre inospiti e lontane. Laceri e macilenti varcano i mari per cercar del pane. Sei rimasto qui da solo? Dai, vieni con me che ti porto in classe dai tuoi compagni. Bello, un bel applauso, davvero bello e significativo. Allora, eccoci qua. Facciamo. Perfetto, via la musica. Allora, io partirei dal dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale, Stefano Versari, a lei.
Tre punti. Emergenza o realtà strutturale. Una frase di Ere De Luca, uno scritto di Ere De Luca. Chiedono dove stavo prima, quale posto ho lasciato alle spalle. Mi giro di schiena, questo è tutto l'indietro che mi resta. Noi non onoriamo la nuca da dove si precipita il futuro, che non sta davanti, ma arriva da dietro e scavalca. Potete respingere, non rimandare indietro. È cenere dispersa la partenza, noi siamo solo andata. Prima considerazione, questo scritto è del 2005, sono passati 12 anni, quindi il tema dell'emergenza, è, come dire, in italiano non sarebbe più da utilizzare la parola emergenza, ma in realtà strutturale, non è più un imprevisto, salvo che non pensiamo si debba aspettare che passi la nottata. E tantomeno il problema è un problema che deve affrontare qualchedun altro. Certo, ogni istituzione ha i suoi ruoli, ma anche le persone, la società civile, ha il suo ruolo, la sua responsabilità, il suo compito. In Italia sono circa 8.000 comuni e circa 1.000 i comuni che hanno realizzato un'accoglienza ridotta, quella, come dire, di poca unità, quella, l'accoglienza diffusa, quella che consente poi di realizzare effettivamente l'integrazione. 1.000 su 8.000 sembra strano, visto che sembra tutti siano d'accordo sulla necessità di fare accoglienza. Seconda considerazione, i versi di Ere De Luca richiamano la realtà di gruppi umani che sono di fatto, nel momento in cui arrivano, stravolti, hanno subito violenze, menomazioni, perdite, lutti, fame, sete, sono persone quindi turbate, persone smarrite non solo nel senso del luogo che hanno lasciato, ma smarrite anche nella propria identità, nella propria persona, hanno patito di tutto. Di fronte a questi, queste drammaticità di violenze patite sulla propria carne, è sufficiente che dopo poco li inseriamo in classe dove c'è sicuramente la buona volontà di tanti operatori? È sufficiente questo per realizzare le condizioni dell'integrazione? Oppure questi traumi richiedono ulteriori supporti e accompagnamenti anche fuori dalla scuola? Terza considerazione, lo sradicamento dal passato, dall'appartenenza della propria comunità, significa perdita di relazioni, di tradizioni. Ma questo riguarda solo i migranti? La perdita del passato, la perdita delle relazioni, lo smarrimento delle tradizioni in realtà riguarda anche molti dei nostri giovani, che pure non hanno guerre o persecuzioni alle spalle. Molti dei nostri giovani vivono una cesura totale dal loro vissuto relazionale di origine, proiettati in una pseudo comunità che è quella dei social, nei quali la relazione fisica diviene nulla. Viene meno l'appartenenza, i valori sociali, familiari, non sono interiorizzati gli elementi fondanti e la loro identità personale. Allora, il quadro che ci si presenta come educatori, come scuola, è quello di una rinnovata necessità di radicamento, di socialità, di appartenenza, non solo per gli immigrati che tutto questo hanno perso, ma molte volte anche per tanti dei nostri ragazzi. Allora, che cosa fare educativamente parlando? Si tratta di costruire nuove patrie, di ripensare le patrie o la patria nel quale questi ragazzi possono vivere. Ripeto, gli immigrati e i nostri. Il problema l'abbiamo, seppur diverso, anche per i nostri. Nostri, fra virgolette, cioè quelli che sono nati e cresciuti qui. Allora, di nuova patria hanno bisogno i non accompagnati, i fuggitivi, ma anche i ragazzi nati qui, per i quali è stata coniata una definizione da un rapporto Censis recente, giovani lasciati al presente. Ed Elita scrive, manca il ruolo archetipico dell'adulto
impersonato nel mito da Enea, che prende sulle spalle Anchise la memoria mentre tiene per mano Ascanio il futuro. Per questo, non è per citarmi, ma è per riconnettere questo pensiero con un altro mio precedente, nella lettera che ho mandato di inizio anno, che dico sempre non è per gli studenti ma soprattutto è per me, per ricentrarmi nel compito a cui sono chiamato, ho citato le parole di un rapper, Amir Rissà, che con la sua canzone Le ali per volare dice: ti ho dato le ali per volare, ogni abbraccio è un paracadute. Sulle spalle Anchise la memoria, per mano Ascanio il futuro. Seconda osservazione, ognuno svolga il suo compito. Che cos'è un'organizzazione? È un insieme di persone che coopera per realizzare obiettivi comuni. Le persone che cooperano per realizzare obiettivi comuni costituiscono una societas, una comunità. E non per niente la parola organizzazione deriva dal greco organon. Allora, un'organizzazione è una comunità di persone che si propongono di suonare insieme e possibilmente, per quanto è nelle loro possibilità, di non steccare, cioè di eseguire un concerto fatto di molti accordi. Pensate, parola concerto, accordo, sono tutte parole che richiamano all'intesa, alla cooperazione. E così come l'organo è composto da canne di varie altezze e diametro, ognuno con una funzione, per steccare, per non steccare, ognuno di loro deve risuonare, riverberare l'aria che viene insufflata al loro interno in maniera corretta, il suono giusto, quello atteso, e al momento giusto. Perciò in ogni comunità, e così in ogni organo, ogni componente deve svolgere correttamente il suo compito, deve sapere chi fa che cosa. E deve sapere il suo fare che cosa e quello degli altri. Sembra un'osservazione scontata e inutile. Io invece la sento risuonare spesso dentro di me quando ascolto dichiarazioni di vario genere. Allora, è possibile fare scuola se il docente fa i compiti, lo studente fa il collaboratore scolastico, l'amministrazione fa il personale, insegna? No, è ovvio. E allora, è possibile una società se nello svolgere il proprio mestiere i giornalisti, e qui ce ne sono alcuni presenti, il giornalista fa l'agitatore sociale, il dipendente pubblico fa il politico fa il filosofo etico, e dalle mie parti si dice PRIT, con il risultato di farsi mandare nei frati, ma questo ve lo spiegherò un'altra volta. La prima volta che lo dissi a un mio amico salesiano, come scontato, avanti fre, e lui disse come, ma lui era della Bergamasca, anzi del Varesotto, quindi non conosceva, ma questo lo spieghiamo un'altra volta. Il politico fa il filosofo etico e così facendo non ci si capisce più nulla e non si realizza la comunità, perché non ci sono obiettivi, compiti condivisi e non si sa chi deve fare cosa. Perciò sforziamoci tutti, certamente, di definire un nostro pensiero critico sulla realtà e poi di metterlo alla prova nella realtà del compito che siamo chiamati a svolgere. Come cittadino posso lamentarmi di una legge, posso lamentare che la legge sui vaccini magari sia stata fatta in un certo tempo piuttosto che un altro, così come potrei dire per fortuna che è stata fatta per la salvezza delle persone, ma queste sono considerazioni da cittadino. Come docente non ho il compito di osteggiare le leggi, ma secondo il principio di legalità di darvi seguito. Allora, compito di insegnante, per il tema di cui stiamo parlando, è certamente spiegare bene l'importanza di accogliere a scuola le persone nella loro unicità. Anche l'elemento emotivo è importante. Il fallimento sarebbe laddove ci fermassimo solo all'elemento emotivo, emozionale. Il vero punto è
passiamo dall'emozionale, dall'emotivo, e cominciamo a dire: ma come riusciamo concretamente a scuola, nel mio compito di insegnante, a integrare questi studenti che mi trovo magari arrivati dopo un viaggio travolgente, tragico, che non hanno magari, come accade spessissimo, alcuna competenza linguistica in italiano, né lingua studio né lingua di dialogo. E noi come amministrazione possiamo benissimo fare belle circolari, fornirvi motivazioni etiche sull'importanza dell'integrazione di studenti stranieri e come patrimonio arricchente il patrimonio culturale del nostro paese, ma a che cosa serve se poi non realizziamo le condizioni concrete dal punto di vista amministrativo perché la scuola possa realizzare infatti l'integrazione? E che cosa servono agli studenti tanti discorsi teorici sull'importanza dell'integrazione se non gli insegniamo che bisogna cominciare a studiare magari con quel ragazzino che è lì di fianco, che magari non conosce, e provare a fare quantomeno i compiti insieme? Ecco. Credo che ognuno debba ripensare non tanto a quello che devono fare gli altri, ma a quello che deve fare lui, nel momento giusto e come lo deve fare nel modo giusto. Terza osservazione, mi avvio alla conclusione, inclusione e integrazione. Qui viene una parte difficile per la spiegazione. Allora, nel trattare del fenomeno dell'immigrazione spesso si utilizza, negli ultimi anni, in passato e no, la parola inclusione. Cosa significa la parola inclusione? Perché me lo chiedo? Perché se dobbiamo tradurre le idee e i principi che ci sembrano convincenti in prassi educative, ciascuno nel ruolo che gli compete, devo capire cosa significa la parola. In matematica si dice inclusione la relazione fra due insieme, quando ogni elemento di un insieme fa parte dell'altro. Due insiemi, uno grande, se avessi, uno un po' più piccolo, il piccolo è dentro il grande, è incluso nel grande. Ogni elemento del suo insieme fa parte del primo, fa parte dell'altro. In questo caso è incluso. Includere significa quindi chiudere dentro, inserire. Alla stessa radice etimologica di claustrum, che è una bellissima parola, ma che può avere anche un effetto respingente nella claustrofobia. La Francia ha scelto politiche e ha realizzato politiche inclusive, con sottinsiemi inclusi nell'insieme francese, eppure distinti e distanti da questo. Si sono determinati tanti sottinsieme non comunicanti fra loro e parrebbe, da cittadino della strada, che i risultati non siano brillanti. Un'altra parola può dirci come fare a realizzare una societas e non tante societas distinte. È la parola integrazione. Non a caso questa parola da decenni è stata utilizzata per l'integrazione scolare dell'handicap. E anche qui parto per il paradigma, per il parallelo con il concetto di calcolo integrale matematico. Allora, per calcolo, adesso poi vi dico cosa concentrarvi. Per calcolo integrale si intende quella parte della matematica detta analisi infinitesimale fondata sull'operazione di integrazione, con la quale si determina il valore di una grandezza come somma di parti infinitesimali assunte in numero sempre crescente. Ci sono insegnanti di matematica, sanno che cos'è, ma i più immagino che non li siano insegnanti di matematica. Allora, quello che vi ho detto due parole, vi sottolineo. Le due parole che ho detto sono: è un'operazione di integrazione con la quale si determina il valore di una grandezza, il valore, come somma di parti. In maniera semplicistica, come funziona il calcolo integrale? Se prendete un salame, più o meno ha una forma regolare, la similitudine è quella di un cilindro, calcolate il volume di questo cilindro e avete l'integrale di questo volume di questo salame. Ma potete anche pensare di fare tante fettine del salame e ognuna di queste è fatta dalla sua superficie
moltiplicata per l'altezza minimale. Sommate tutte queste e viene fuori il volume. Adesso fatemi voi il calcolo dell'integrale di un prosciutto. È un po' difficile, perché il prosciutto ha una forma irregolare, ma la forma, il metodo è lo stesso. Si tratta di tagliare tante fettine, prendete una fettina, ognuna di queste lo equiparate a un rettangolo, moltiplicate per la sua altezza un millimetro, l'integrale va nell'infinitesimale, noi facciamo un millimetro, e poi li mettete insieme tutti quanti e trovate il volume del prosciutto. Si può fare. Che cos'è che definisce questo volume? Lo definisce, come dire, adesso uso termini non di macelleria, perché lo definisce, come dire, il mantello, la superficie esterna, il manto. Quindi, come viene definito il prosciutto? Dal manto e lo spago che lo lega, perché poi c'è anche lo spago, anche nel salame. Allora, mantello, manto e spago definiscono il volume di questo prosciutto, e sono quelli praticamente che lo tengono unito, la parte unificante, le parti interne. Lo tiene unito, imballo, imballaggio, simballo, simbolo. L'etimologia è la stessa. Il mantello del prosciutto è il simbolo, simboleggia il volume che contiene. Allora, finiamo questo paragone, in elettrotecnica si usano i paragoni idraulici, qui abbiamo usato i paragoni di macelleria, di salumeria, e vediamo la parola integrale cosa significa, se ci si riferisce all'integrazione sociale e scolastica. Perché abbiamo detto, ma mi spiegate cos'è questa parola integrazione? Abbiamo detto inclusione, integrazione. Allora, questa forma di integrale, di integrazione sociale e scolastica, definisce un nuovo valore. Ho detto prima nella definizione di integrale, si determina un valore dato dalla somma delle parti. Allora, l'integrazione scolastica e sociale definisce un nuovo valore dato dalla somma delle parti che partecipano all'integrazione. Qual è il simbolo, l'imballaggio, il manto e lo spago che definisce queste parti quando si parla di integrazione sociale e scolastica? Il minimo comune denominatore che contiene le parti di una societas è la nostra Costituzione. Possiamo avere altri comuni denominatori di livello superiore, ma un minimo ci deve unire tutti. Il minimo comune denominatore per costruire una societas, una comunità, è la nostra Costituzione. Senza questo manca il simbolo, il simballo, l'imballaggio, il manto e lo spago, e il prosciutto si sfalda. Senza questo fattore aggregante non ci si può unire, perché mancherebbero gli obiettivi comuni. Ricordate quando prima ho definito l'organizzazione? Non saremmo comunità senza questo fattore aggregante, saremmo con un ossimoro un insieme di debolezze, un agglomerato di muri di confine separati in casa. Quindi direi che forse è meglio utilizzare e concentrarci sulla parola integrazione per vedere come realizzare l'integrazione rispetto alla parola inclusione. L'inclusione è una forzatura dell'altro che non richiede la sua adesione, l'integrazione richiede invece una volontà reciproca nel rispetto dei diritti e doveri costituzionali, temperando i diritti con i doveri. E anche questo non è un problema solo degli immigrati, ma è un problema di tutti noi. Noi siamo sempre per il principio di legalità. Basta che non ci sia da dare seguito alle leggi che ci sono. E cioè, io l'altro giorno quando parlavo con alcuni per il vaccino, scusate, il principio di legalità è applicare la legge. Se è incostituzionale ci saranno i provvedimenti, se non lo è, e fin tanto che non lo è, la legge si applica. Se no, di cosa cianciamo del principio di legalità? Il principio di legalità è fare quel che ognuno vuole?
Il principio di legalità non è un principio etico, astratto. Allora, anche questo vale per tutti coloro che risiedono in questo paese, non solo per i neoarrivati. L'integrazione dunque non si realizza spontaneamente, nasce da due condizioni. Mentre l'inclusione è una, è forzare a entrare, queste sono le condizioni, l'integrazione chiede due condizioni, una capacità di realizzarla e la volontà di aderirvi. Se io non sto sotto il manto della Costituzione perché non ci voglio stare, l'integrazione non la posso fare, non posso sommare le parti, non ci sto sotto quel manto, non ci voglio stare, lo rifiuto. Se mancano una di queste condizioni, due condizioni, capacità di integrare e volontà di aderirvi, si generano i conflitti. La Guerra dei Roses, film del 1989 che però io non sono riuscito più a rivedere perché mi generò un'ansia, un'angoscia che ricordo ancora, tragica narrazione di conflitti fra un marito e una moglie, in un aforisma, in una frase credo che fosse il marito, si trova una profonda verità e dice nel libro: in una guerra non esiste vittoria, solo gradazioni di sconfitta. Guerra dei Roses. Ecco, l'integrazione non è una condizione che benevolmente noi siamo invitati a realizzare. Ognuno di noi è chiamato a svolgere il proprio compito professionale realizzando questi percorsi di integrazione che ho cercato di spiegare, riguardano sia i neoarrivati, sia quelli che magari sono nativi ma faticano a trovare una nuova patria, sia i nostri, fra virgolette, i figli dei nostri amici d'infanzia che magari la patria l'hanno persa pur rimanendo qui. Quindi, restando sul nostro proprium, che è quello della scuola, l'unica strada percorribile è quella di educare alla cultura e alla civiltà, cioè creare legami sociali e legami di pensiero. Grazie. Grazie. Grazie al dirigente Stefano Versari. Prima di dare la parola all'arcivescovo, abbiamo un altro video, e qui chiedo sempre alla dottoressa Silvia Cocchi di venire così ci aiuta a capire, un video che abbiamo girato, era appena finita la scuola direi, o stava finendo, c'è un tema importante, quello del dopo scuola. Silvia. Proprio in questo spirito di ponte in cui siamo entrati, nei mesi scorsi siamo venuti a contatto con tante realtà che cooperano con la scuola. Ed è il grande mondo dei doposcuola. Pensate che solo nella diocesi di Bologna ce ne sono più di 50. E sono piccole o grandi realtà dove i bimbi, i ragazzi, fascia elementare, primaria, secondaria, primo o anche secondaria e secondo grado, dove gli studenti vengono seguiti nell'attività di studio pomeridiano o di alfabetizzazione o di sostegno all'apprendimento. E questo piccolo grande mondo, che è stata una scoperta anche per noi, perché non è così piccolo alla fine, e consta veramente di grandi numeri, è già in collaborazione col territorio, con i quartieri, con le scuole direttamente. No? A volte ci raccontavano proprio che sono gli insegnanti stessi che dicono vai che vieni seguito. Molte volte, pensate, sono realtà in cui i bimbi o ragazzi vengono seguiti addirittura in un rapporto uno a uno, e cioè un mondo di volontari, a volte anche di persone invece riconosciute, retribuite, eccetera, però un mondo di volontari che passa a volte tutti i pomeriggi, dipende un po' dalle realtà dei doposcuola, in alcuni pomeriggi e molti di essi tutti i pomeriggi nel sostegno allo studio gratuito. E quindi questo è il video che è stato girato nell'ambito della conoscenza e della scoperta di questa realtà del dopo scuola. È lo spirito di ponte di cui accennavamo prima. Ve lo presentiamo per capire un po' come funziona. 3-4 minuti di filmato. Eccolo.
tema del seguiti uno per uno che diceva Silvia Cocchi, one on one. Paola, cosa significa l'accoglienza per lei? Per me l'accoglienza significa non abbattere dei muri e costruire dei ponti, cioè cercare di andare incontro alle persone che si trovano in difficoltà. È un servizio che va senz'altro a favore di questi bimbi, ma moltissimo a favore della nostra comunità. Quello che mi ha spinto è proprio l'assoluto bisogno che ho visto negli occhi dei bambini, negli occhi delle famiglie e nella società tutta. Ecco, è un servizio utile a tutta la comunità. Esatto, in primis ai bambini, proprio per raggiungere l'autonomia, per essere sicuri di se stessi, per essere valorizzati e in grado di esprimere le loro capacità, le loro competenze. Paola, vale più il silenzio o la parola? È una domanda un po' difficile, nel senso che possono essere entrambe, sia positive che negative. L'importante è senz'altro l'esempio e la parola al momento giusto e il silenzio nel momento giusto. Da un gruppetto microscopico di 4-5 insegnanti e una decina di bambini, attualmente ne abbiamo un centinaio di bambini e oltre 40 volontari. In alcuni momenti bisogna essere silenziosi per ascoltare i loro racconti. A volte arrivano quando tu stai spiegando qualcosa della chimica, della storia, della matematica, bisogna sospendere e ascoltarli. A domanda diretta spesso invece sono loro a essere silenziosi. Questo servizio esiste da qualche anno, 4 anni. E nell'ultimo anno il numero dei ragazzi che lo frequentano è più che raddoppiato. Se dico silenzio o parola, cosa preferisce? Io silenzio, perché la parola è importante per la comunicazione, l'uomo è evoluto proprio per la parola, però il silenzio dice molte più cose delle parole. Ognuno sta andando verso il suo posto, cosa ti viene in mente? Che ognuno sta facendo un percorso proprio, verso una propria direzione, un proprio obiettivo. E noi gli aiutiamo a raggiungerlo. Perché non è soltanto una realtà di dopo scuola, dove alcuni volontari si offrono gratuitamente per aiutarli, ma è la possibilità di studiare gomito a gomito con altri bambini, ragazzi di culture diverse. Mi chiamo Ruanaz, vengo dal Pakistan, sono qua da 7 anni, vengo qua da 6 anni, quando adesso sono venuta. E prima avevo iniziato per studiare la lingua, poi da 2 anni che vengo per aiutare i bambini. Tutto sommato vengono volentieri, che sono abbastanza bravini, hanno bisogno di essere seguiti molto in italiano proprio per il problema di cui parlava poco fa Valentina. E sono persone, sono studenti, ci sono pensionati, la maggior parte, ci sono persone che hanno estrapolato qualche ora dal loro lavoro per venire a dare un aiuto in parrocchia. Ti piace venire qui, Cristian? Sì. Sì, mi piace tanto venire qua. In questo luogo noi ci incontriamo per studiare, stando insieme, e per rendere i ragazzi autonomi nello studio, perché ciascuno di loro, pur non sapendolo fra loro, porta una fatica, una difficoltà, una differenza l'uno dall'altro. Direi che sì, è una bella esperienza che sto provando e direi che mi sto divertendo tanto. Bene, abbiamo fatto, eccolo qui. È stato un grandissimo lavoro.
Dico solo che questo ovviamente è un piccolo estratto di poco più di 3 minuti, in realtà il totale, Silvia, è quasi di 1 ora e mezza, e poi dopo racconteremo anche tutti i luoghi. Qui siamo passati da tante parrocchie, tante realtà, dal villaggio del Fanciullo, sono tante belle realtà, ma poi le vedremo, e quindi poi vi segnaleremo anche quando Nettuno TV le metterà in onda. A questo punto, facendole ancora auguri di buon onomastico, eccellenza, lei la parola. Ma il santo non paga, se no sarebbe serio. Dunque, innanzitutto grazie. Grazie anche al professor Vezzari per le sue riflessioni, poi dirò alcune cose su quello che lui, le sue suggestioni, che mi sembrano davvero importanti. Però innanzitutto un grazie a tutti quanti quelli che lavorano per la scuola, non è formale, credetemi, perché qualche tempo fa Papa Francesco diceva di quelli che lavorano nella scuola, che sono, non voglio far polemica ovviamente, che sono pagati poco, con tutto il lavoro che fanno, con tutte le responsabilità che hanno, con la passione che ci mettono. Per questo davvero grazie, perché il vostro lavoro è essenziale per tutti, e qualche volta non c'è un riconoscimento così evidente di questo servizio che in vari modi voi date a tutti. Ovviamente il problema non è soltanto quelli che immediatamente sono coinvolti nella scuola, come prima si vi diceva giustamente, la scuola è un pezzo fondamentale della nostra casa comune. Molte volte i problemi pesano tantissimo sulla scuola, perché oggettivamente c'è una evidente fragilità della famiglia e le difficoltà note della famiglia, un tessuto, diciamo così, di solidarietà che certamente deve essere molto più irrobustito. Qualche volta assistiamo anche a una individualizzazione che ci deve preoccupare, e molte volte la scuola diventa il terminale oggettivo su cui poi pesano tante contraddizioni, tante difficoltà, e quelle poi molte volte diventano immediatamente anche quindi le vostre, insomma. E tante difficoltà educative sono, lo siete per compito, ma qualche volta se poi la funzione educativa è lasciata interamente alla scuola, oppure a quella grande piazza dove avviene di tutto, che se volete è una grande educazione, ma è anche un grande rischio di pensare di capire e poi di non capire, che è la globalizzazione, che è internet, grande accesso a una piazza in cui poi ognuno poi qualche volta si confonde ancora di più. Per cui la vera educazione, io non so che cosa pensa il direttore del problema degli smartphone in classe, certamente credo che una sorta quasi di compromesso di fronte a qualche cosa che ci sta. Credo che la vera relazione è quella diretta, quella che vi riguarda, quella su cui non potete staccare i ragazzi, non è che potete cliccare e dire mettere in pausa, a cui dovete dargli una risposta, in cui dovete scegliere se il silenzio è la parola. Era molto bella quel dubbio, o anche quell'equilibrio, quando scegliere il silenzio e la parola, lì ve la giocate voi, e se invece del silenzio scegliete la parola e gli parlate addosso, non capite nulla, o non gli permettete di spiegare quello che c'ha dentro, no? Eppure al contrario, insomma, evidentemente se poi c'è soltanto il silenzio, forse quindi non capisco niente del mondo che c'è intorno, no? Questo lo dico perché effettivamente senza i docenti, senza di voi e senza tutto quello che è la scuola, che non sono poi soltanto i docenti, si rompe quel rapporto tra generazioni in cui si costruisce il presente e si mettono le basi per il futuro. Quindi davvero grazie per l'intelligenza, la passione, il sacrificio, la pazienza con cui aiutate le persone, i ragazzi, i più piccoli, quelli più complicati, quelli che stanno entrando nella turbolente giostra dell'adolescenza, quelli che ci stanno in pieno, quelli che vi preoccupano. Quelli che in alcuni casi non sappiamo trovare delle risposte, quelli in cui cercate qualche interlocutore e non lo trovate, perché giustamente Vezzari parlava di quei pezzi che devono andare insieme, no? Che sono la scuola,
che è la famiglia, che è insieme anche che sono gli studenti chiaramente, ci aggiungerei forse un quarto pezzo che è, chiamiamo il volontariato, che è il mondo della solidarietà, no? A cui in alcuni casi voi ricorrete, e vi chiederei, fatelo di più, andate a suonare tutti i campanelli delle parrocchie, se non si risponde insistete ancora. Come viceversa credo che tante siate attenti e aperti a quelle realtà con cui è possibile collaborare e con cui è importante collaborare, perché quelle situazioni che qualche volta non hanno risposte, perché per esempio quel pezzo che la famiglia non ce la fa, è oggettivamente è insufficiente o addirittura è parte del problema, come spesso avviene. E chi più di tutti, lo vedete, non c'è niente da fare, la scuola. Purtroppo dobbiamo dire che la parrocchia arriva un po' dopo, i piccolissimi spazi che la parrocchia riesce ad avere nel contatto con i ragazzi sono in genere residuali, anche se ci sono degli spazi che, se messi in, pensate all'oratorio, pensate appunto al discorso del dopo scuola, che effettivamente è una realtà non di adesso, penso che qualcuno di noi un po' di una certa età, dopo scuola è stata forse una delle prime scoperte con cui siamo entrati nel mondo, per esempio, della periferia, parlo per me, penso a Don Milani, penso alla scoperta della parola, eccetera, no? Allora, questo è il ringraziamento, e penso anche che abbiamo una corsa contro il tempo, perché la scuola è il luogo dove si rivelano tutte le problematiche e dove appunto queste richiedono delle risposte. Allora credo che in quella circolarità virtuosa fra quei quattro pezzi, cioè la scuola con tutto il sistema educativo, la famiglia, gli studenti evidentemente, i ragazzi e la solidarietà, diciamo come termine lato, io credo che ci permettono di trovare delle risposte che altrimenti non richiedono molto tempo e qualche volta non hanno delle risposte. Migranti, siamo tutti migranti, ci crediamo poco onestamente, qualche volta pensiamo di no, pensiamo che alcuni lo sono e altri no. E sbagliamo tantissimo, sia perché nella nostra vita lo siamo davvero tutti quanti migranti, ce lo insegnano anche i ragazzi, ci costringono anche i ragazzi che ci fanno, ricoinvolgono con il loro desiderio, con la loro speranza, con il loro futuro, con l'entusiasmo, con la passione, con un mondo che, se noi lo riusciamo a intercettare, nel quale noi entriamo, effettivamente ci costringono anche a noi a essere migranti, qualche volta anche un po' dall'abitudine. Perché qualche volta tutti noi andiamo un po' sul ripetitivo e i ragazzi poi si accontentano di tutto, forse sì, e però c'è una grande differenza, insomma, se vedono in noi l'interesse o se c'è soltanto la ripetizione. Non c'è dubbio, penso che tutti quanti noi abbiamo avuto dei professori che ci hanno coinvolto perché erano pieni di interesse per quello che insegnavano e per noi e per i ragazzi, e quelli che, diciamo, svolgevano il loro compito, che non ti appassionavano di niente. Sono delle persone che riuscivano ad appassionare in alcune materie per come le riuscivano a rendere e per l'interesse che suscitavano, no? Ed è meglio da quella cosa intelligente dell'essere dentro, no? L'interesse. Ma questo passa attraverso, non c'è niente da fare, passa anche attraverso le persone, passa anche attraverso quanto noi ci facciamo migranti dei nostri ragazzi, che sono migranti perché cercano la vita, perché vanno avanti, perché ci spingono, perché hanno diritto al futuro e ci costringono anche a noi a cercarlo. Però tendenzialmente noi, se pensiamo ai migranti, pensiamo a tra virgolette quelli lì, questo è il problema. Direi che quelli lì, che poi in realtà sono nostri per certi versi quasi più, tra virgolette, degli altri, ma insomma sono tutti quanti nostri,
e ci aiutano a ricapire che effettivamente siamo tutti migranti. L'affermazione di Papa Francesco è molto più vera di quanto noi pensiamo, e anche ad esserlo, perché senza essere migranti si resta dove si è, e quindi si arretra, e quindi ci si difende, quindi si perde. Se non c'è l'essere migranti, la conservazione è l'inizio dell'invecchiamento, è vivere del passato, è credere di potersi chiudere nel presente. Se il presente non c'ha il futuro, non serve, ne perdo il senso, impazzisce, lo vado a cercare, come spesso avviene, in altre cose. Piccola parentesi, se posso, il problema serissimo della dipendenza. Che cosa fare, un altro discorso. Credo anche su questo, forse, io penso che per esempio la Chiesa deve fare di più su questo, diciamo, il mondo della solidarietà deve interrogarsi di più. Lo penso, ne sento, diciamo così, la ferita di questo, no? Perché regalare, diciamo, tanti ragazzi alle tante dipendenze offerte a prezzi stracciati, più invisibili, quindi per certi versi ancora più pericolose, più ordinarie e quindi a maggior ragione più difficile da combattere, da capire, no? E io credo che sul discorso delle dipendenze, e credo che questo certamente per esempio investe anche le medie inferiori, non è mai soltanto un discorso del passato, anzi prima ancora per certi versi quasi di quella turbolente giostra dell'adolescenza, no? C'è un'incubazione che comincia molto prima, a mio parere, di questo discorso delle dipendenze. Quindi siamo tutti migranti, credo che il vostro, così pensavo che in fondo voi siete davvero un po' come delle stelle, i migranti hanno bisogno di stelle. Qualche volta uno pensa immediatamente ai risultati, ai frutti, sappiamo benissimo come ci sono, in realtà l'educazione è anche dare delle strutture di fondo e poi seminare molto, no? In questo senso è il discorso dei viaggiatori di speranza, ma noi dobbiamo avere la speranza su di loro, cioè per certi versi siamo i primi noi a scommettere seriamente su di loro, e quando diciamo loro è ovvio che c'è la sfida di quello lì, di quel rapporto lì, di quel giudizio che voi date. Allora, comunque, voi siete come delle stelle. Quando è venuto il patriarca Bartolomeo l'altro giorno, anche lui ha raccontato, ci ha colpito, tutti quelli che c'erano, è venuto a parlare ai ragazzi dei Malpighi, ci ha colpito perché parlava dei suoi professori. E di come c'è i tratti personali ovviamente sono sempre importanti, il vescovo per l'Italia, sua eminenza Gennadios, che sta a Venezia, erano compagni di classe del patriarca. E quindi, come spesso avviene, diciamo, adesso sono tutti e due dei signori, diciamo, di una certa età, credo che abbiano superato i 75 ambedue, e si commuovono quando riparlano dei professori. E rivivono, diciamo così, la passione che quel professore o quell'altro professore, e anche qualche volta le prese in giro, tutti noi siamo stati studenti, eh? Poi qualche volta uno si ritrova dall'altra parte e sa benissimo come, diciamo così, eravamo e quindi vedevamo, poi il gioco delle parti si è scambiato, ma insomma sappiamo e anche accettiamo con una qualche benevolenza, come dire, qualche irriverente presa in giro di qualche difetto del professore, di qualche mania del professore e via dicendo. Poi ci aiutano anche, qualche volta, se soprattutto, insomma, se ci sappiamo ridere, se sappiamo scherzare di noi stessi, li aiutiamo anche, diciamo così, invece di irritarci, così ci permettono anche di capire alcune cose di quello che noi, non, di quello che noi facciamo. Papa Francesco, vi ricordate, parlò di questa sua maestra comunista, no? E di quanto era rimasto legato a questa maestra, qualcuno gli è preso un brivido, ma insomma, va bene, che dobbiamo fare, e quanto invece appunto questa che gli dava una etica profondissima, che credeva nella scuola, eccetera, tanto che lui è andato sempre a trovarlo anche successivamente, anche quando lei è diventata anziana. Ma poi penso che questo è vero per ognuno di noi, lo siete voi, e
questi siamo tutti migranti, c'è bisogno di stelle, c'è bisogno cioè di punti di riferimento, c'è bisogno di certezze, c'è bisogno di stabilità, c'è bisogno di orientamento, com'è nell'essere migranti. E credo che questo passa tantissimo per voi e per quel sistema che è la scuola e per quell'umanesimo che la scuola, perché giustamente Versari parlava della Costituzione, e la Costituzione è quel principio che è frutto di uno straordinario umanesimo, che è quello che noi ereditiamo, che come in ogni eredità dobbiamo anche capire e saper trasmettere, perché altrimenti anche qui la conservazione in realtà fa perdere, e che trova questo umanesimo in quelle stelle che siete, che siete voi, e trova forse gli elementi più importanti. L'altro discorso appunto era quello della circolarità, del riuscire a lavorare insieme tra questi pezzi, diciamo, dell'educazione, e credo che se più riusciamo a stabilire una circolarità tra la famiglia, la scuola, gli studenti e la solidarietà, credo che quel essere tutti migranti permetterà anche, lo di prima mi sono dimenticato, che noi siamo tutti migranti, 100.000 ragazzi in un anno sono andati fuori dall'Italia, 100.000, è colpito tantissimo, e non è immediatamente, non è soltanto per un discorso di lavoro, perché non c'è speranza, in molti casi è anche un problema di opportunità, se volete, eccetera, ma soprattutto perché a un certo punto la speranza non la trovo, o non trovo il gusto, la passione di costruire qualche cosa, mentre invece penso lo posso trovare fuori. E credo che i ragazzi hanno diritto alla speranza, e questo passa indubbiamente anche molto anche per noi, passa anche per quel di più, diciamo così, che non è soltanto i contenuti, che non sono soltanto necessari e che ci richiedono tutto l'aggiornamento, tutta la sfida anche ad approfondimento della materia, della nostra materia, ma anche quel di più che è l'interesse, che è saper suscitare l'interesse. Quella stranissima chimica che però, se c'è, quando funziona, è quella che rende la scuola appassionante. Allora, viaggiatori di speranza, effettivamente i ragazzi lo sono proprio per l'età, lo sono per la loro richiesta, lo sono perché ci costringono, per fortuna, a guardare a difendere la loro speranza. Ce n'è poca, ce n'è troppo poca. Qualche volta la speranza la scambiamo per illusione, qualche volta sembra che l'unico tempo che è rimasto è il presente, senza il futuro e senza la risposta a quel desiderio che è la domanda di senso, di futuro, di bene, di bello, di verità che c'è dentro ogni ragazzo, e senza questa credo che noi tradiremmo il compito che è della scuola e che in realtà è anche il compito affidato ad ognuno. L'ultima piccola notazione è sulle seconde generazioni. Anzi, non è che non entro nel merito, entro nel merito. Io penso che qualunque scelta sarà fatta, io mi auguro che venga fatta, e penso comunque sia, arriva sempre tardi. A mio parere, per quanto riguarda il discorso della cittadinanza, non c'è, il pericolo vero è non farla, non c'è dubbio. Comunque sia, adesso appunto non voglio, se no poi, voi già la vivete, la scuola già ce l'ha questo, ce l'ha pienamente, per voi sono davvero i vostri. In questo senso vivete già la scuola. Quella che forse è una delle realtà, forse è la realtà che è più sensibile, perché crescono con voi, perché sono davvero diventano i compagni di strada per un periodo lungo, speriamo lungo, no?
Il problema delle seconde generazioni è un problema molto, molto importante. Qui finisco con questo, quanto diceva, condivido molto quanto diceva prima Versari sull'integrazione. Io credo che ci ricordano, ci aiutano a capire molto meglio anche a noi che cosa significa il nostro paese, che cosa significa l'etica e l'umanesimo del nostro paese. Sant'Agostino dice una cosa molto intelligente, come le cose mi sembrano intelligenti, anche molto comprensibili. Dice, in fondo, quando viene qualcuno e tu rispieghi quello che tu vedi tutti i giorni, come dire, rispieghi un panorama, rispieghi dove sei, tu lo vedi tutti i giorni, non ci fai più caso, lo rispieghi, lo ricapisci, lo rivivi e ti piace di più. E qualche volta invece pensiamo che o pensiamo di essere deboli, vuol dire che noi non crediamo al nostro umanesimo, non crediamo all'eredità che abbiamo, che rappresentiamo, a quella forza straordinaria che è la radice più profonda della nostra vita comune, della nostra casa comune, o ci crediamo poco, per cui come dire, basta qualche sondaggio, qualche percentuale che pensiamo che questo possa mettere in discussione, no? Oppure forse non guardiamo al futuro, e quindi a costruire questo futuro che è solo con i ponti ed è solo con l'integrazione. E quindi non è perdere, ma è ritrovare ed è investire sul futuro, perché la conservazione, come ho detto prima, e credo che sia esperienza, è un grosso monito evangelico, ma sicuramente una grande esperienza umana. Uno quando comincia a conservarsi invecchia, c'è niente da fare. Grande, grande, grande sapienza evangelica, ma proprio molto, molto, molto umana. Quindi, al contrario, nell'integrazione c'è la vera conservazione, perché ci aiuta a guardare e a preparare il futuro, che è questo, no? Poi chi vive nel passato, chi vive di una nostalgia, di qualcosa che non esiste, che non esisteva, che è mitico, no? In questo mondo credo che è molto pericoloso, sicuramente molto di più di riappassionarci ricordandoci che siamo dei migranti, con chi lo è per davvero e con chi ci aiuta, diciamo, a camminare con più convinzione, con più consapevolezza, con la forza delle nostre radici, del nostro umanesimo, per cercare appunto la speranza. Volevo finire anche quest'anno con una frase di Don Milani, perché è sempre appunto il cinquantesimo di uno che in maniera rigorosa, esigente, irritante, perché credo era graffiante, ecco, diciamo così, Don Milani sicuramente non faceva sconti, non ci aveva compromessi, potremmo dire di quella radicalità che di chi davvero è migrante, la speranza non è un optional, la voglio, e sentiva tutto il desiderio dei ragazzi, anche se non era espresso, gli insegnava ad esprimere il desiderio dei ragazzi per essere diversi, per difendersi nel mondo, per appunto avere speranza, e quindi gliela dava, la sapeva trovare, li rendeva consapevoli, no? E lui appunto diceva, quando avete buttato nel mondo d'oggi un ragazzo senza istruzione, avete buttato in cielo un passerotto senza ali. E forse però è vero anche il contrario. Cioè che quando abbiamo buttato nel mondo un ragazzo con istruzione, abbiamo buttato nel mondo qualcuno che potrà volare. Ed è questa la nostra speranza. Grazie. Bene, grazie. Anche all'Arcivescovo di Bologna. Allora, abbiamo spaccato 6:30, 18:33, però... Posso togliere? Abbiamo iniziato tardi, dai. Anche. No, ma è perfetto, no? Nel senso, benissimo. Allora, prima di darvi alcune comunicazioni di servizio, io ho una curiosità. In realtà la domanda me l'hanno suggerita, quindi non prendetevela con me, non posso dire chi, perché un giornalista non rivela mai la fonte. I vostri voti alle superiori, italiano, matematica, no, storia... La maturità, quanto hai preso? No, non saltiamo già la maturità, cioè, no, facciamo una pagella. No, ma se chi si ricorda, io butto sulla zaia. Come? Proviamo, l'ho già scritto sul giornale. Tanto gli studenti non come mi andò il voto, ricordando che dopo qualcuno disse che non dovevo dirlo, ma è un fatto.
Ero nella prima prova di italiano, entra dentro il professore, anni ruvidi, anche quelli dal punto di vista ideologico, mi ricordo ancora, entra da destra, aveva sul braccio sinistro il manifesto, si mette nel mezzo, nell'aula magna e dice: e non pensate di prendere 60 perché nessuno di voi avrà 60 perché è un voto... non mi ricordo più la parola, in questo momento non mi viene. Ho preso 59 sessantesimi. Poi l'hai ritrovato quel professore. E il mio insegnante disse: fatelo un onore. Perché? Perché fino adesso c'era stato il massimo, era stato il 58, 59 non l'aveva avuto nessuno. Ci credo, guarda, penso che sei uno dei pochi che... Comunque no, io ho preso 52 ed era molto largo, devo dire. Perché essendo quegli anni... A che anno è finita? 77. 77. Io fino al 70, io sono entrato a scuola alle superiori nel ottobre 68. Quindi la più grande battaglia era il 6 politico. Ottenuto dopo strenue lotte, eravamo veramente stupidi, adesso non c'è dubbio, no, me ne vergogno, devo dire. Le interrogazioni programmate, per cui non facevi assolutamente niente per mesi e poi dopo che facevi un'indigestione di due giorni, sono delle materie che io non mi ricordo nulla. In fisica presi anche 8, ma se voi mi domandate una qualunque formula di fisica, proprio niente, insomma, ecco. Per cui, diciamo così, il 52 era largo. Sì. Vabbè, ci accontentiamo. Allora, vi ricordo, intanto l'invito per giovedì 21 dicembre per la messa di Natale, andiamo un po' in là, però alle 18 in cattedrale. Vi ricordo che se volete rivedere quello che adesso avete assistito a teatro o anche chi ci ha seguito da casa in diretta alle 21.30, questa sera su Nettuno TV, canale 99. Per quanto riguarda l'integrale del doposcuola, questo invece... ve lo comunicheremo perché stiamo ultimando la produzione, anche mettendo tutte le grafiche, quello che serve. Io direi che se la regia mi dà il via libera, ringrazio Sua Eccellenza Monsignor Matteo Zuppi, San Matteo, grazie a Stefano Versari, grazie a voi e buon inizio dell'anno scolastico.